Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. Contare, camminare insieme lo sai fare? Io penso di sì. Allora, conta e cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta e cammina. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai che c'abita qua? Ah, un sudano! Buongiorno a tutti. Un sentito ringraziamento, oltre che a tutti voi, ovviamente a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che oggi è presente ai nostri lavori. Allora, l'iniziativa di oggi, visto che siamo un po' in ritardo, stringo io, come avete visto, era un'iniziativa che avevamo già programmato fin da giugno, e poi volendo fare l'iniziativa con la presenza di Maurizio, il suo calendario, i suoi impegni non consentivano di realizzare l'obiettivo nel mese di giugno, esattamente come abbiamo rinviato per sopraggiunti impegni l'inaugurazione della Camera del Lavoro di Sassuolo, ma che faremo in altra data ed è garantita la presenza di Maurizio. Non so la data, ma sono certa della presenza. L'iniziativa di oggi intende, dati i ragionamenti a seguito del congresso che hanno visto appunto l'elezione del segretario generale e della tesi di maggioranza Il Lavoro è, oggi ha preso corpo anche un altro documento che si chiama Il Lavoro si fa strada, dove a Modena, visto che siamo innovativi, invece che fare un'assemblea generale sul lavoro si fa strada, abbiamo individuato un percorso diverso che inizia appunto con la giornata di oggi, che vedrà su quel documento la convocazione di tutte le assemblee generali delle categorie della CGIL, per poi vedere l'assemblea generale confederale, perché è un documento aperto, è un documento che, come nella tradizione degli ultimi anni della nostra organizzazione, deve contare sul contributo di tutto il suo gruppo dirigente. Ed è in questo che noi oggi partiamo con una valutazione sul come siamo e qual è stata la contrattazione di secondo livello fatta nelle aziende e sviluppata invece sul sociale territoriale, quindi quelli che sono i punti centrali di quel documento che vi ho citato, ossia il come dentro il cambiamento che è intervenuto la nostra organizzazione per essere al passo si mette nella condizione di contrattare attraverso processi di inclusività e di valutazione, di valorizzazione nella connessione tra la contrattazione che si sviluppa all'interno delle imprese e quella sociale e territoriale. All'interno delle imprese intendo anche quella provinciale, o se penso agli artigiani a quella regionale, come lo strumento fondamentale di cui disponiamo, che è appunto quello del contrattare, mette in connessione per migliorare e modificare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini. Quindi, oggi, dopo la relazione introduttiva di Cesare Pizzolla, che farà l'introduzione a nome della segreteria confederale della CGIL di Modena, avendone la responsabilità di dipartimento della contrattazione, di fare il punto su come la nostra contrattazione si è sviluppata, e ci sarà il contributo non solo delle categorie degli attivi ma anche della parte dei servizi, quindi della tutela individuale, e dei pensionati che insieme alla Confederazione sono i titolari della contrattazione sociale territoriale. Faremo il punto sul dove siamo con appunto i contributi, e a Maurizio spetterà l'onere e l'onore di concludere i nostri lavori. Io non la faccio più lunga, proprio perché siamo in ritardo, anche se le cose da dire sono tante, a partire dal fatto che questa è la prima assise dopo un nuovo governo, in una situazione di cambiamento effettivo, speriamo, non solo della politica governativa
ma anche che si ricostruisca nella società una condizione di coesione sociale fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle attività produttive, ma complessivamente dell'economia, che si trascina anche una condizione poi di benessere di tutti coloro che noi rappresentiamo.